Benvenuti, benvenuti all'EICMA, il Salone Internazionale delle Due Ruote. Siamo in diretta da Milano e lo stiamo seguendo insieme Telenord con motociclismo e vivremo insieme anche questo weekend che si preannuncia di fuoco. Infatti doveva aprire alle 10, pensate, aperto prima, tanta era la folla accalcata per voler entrare. Allora noi seguiremo insieme questo giorno con tante iniziative, ma anche con tanti servizi realizzati dai giornalisti di motociclismo. Allora presento il Certo, direttore alle del foto. motociclismo che è qui a fianco a me, Marco Riccardi. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ed entriamo subito nel vivo di questa puntata con un nostro ospite, Umberto Borile, titolare, Buongiorno. progettista e costruttore Moto Borile. Buongiorno, grazie per essere con noi Buongiorno, buongiorno. e come vediamo ha portato anche una moto che poi descriveremo. Direttore, facciamo un attimo però prima un flash su che giornata sarà oggi, si preannuncia incandescente. La giornata è incandescente, ieri era quella, la giornata per la donna e anche fino alle 10 di sera c'è stata tantissima gente, mai come in passato. Oggi, come hai detto prima, hanno aperto i cancelli prima perché c'è un sacco di gente, allora per evitare la ressa, per evitare dei problemi, hanno aperto prima. Ci aspettiamo un bellissimo salone, 2 giorni di bellissimi saloni. E noi li seguiremo insieme. Allora partiamo con le vere protagoniste del salone che sono le moto, Moto Borile in questo caso. La parola quindi passa al direttore Marco Riccardi, al nostro ospite. Questa secondo me è una delle moto più belle che ci sono al salone. Belle per due cose: una perché la vedete è bellissima, è essenziale, meravigliosamente semplice, e secondo perché l'ha fatta una persona che ha la passione della motocicletta dentro, veramente viscerata dentro di lui. E secondo me Umberto Borile è uno dei costruttori, è uno degli artigiani della motocicletta più bravi che abbiamo in Italia. Grazie, tanti. Stretta di mano che non abbiamo visto, ma ve la racconto io, ovviamente per le belle parole che ha detto il direttore Borini. Umberto, secondo me dovresti descrivere questa motocicletta qua che hai davanti, che riecheggia un po' la Scrambler di Ducati. È quasi un omaggio, sicuramente. Ma è quasi un omaggio ed è una cosa che mancava sul mercato, secondo il mio parere. Mancava una motocicletta godibile di una cilindrata un po' media così, che avesse la sella bassa, che fosse col motorino di avviamento, che fosse la vecchia Ducati Scrambler che non c'è più, e con tutti gli autovelox che ci sono, con tutte le restrizioni che ci sono, credo che un mezzo così, insomma, uno si diverta senza dover andare in cerca dei 100-200 cavalli. Direttore Marco Marini è andato allo stand. Io direi che potremmo vedere insieme lo stand Borile e poi continuiamo a parlare con il nostro ospite. Benissimo. Vediamolo. Passione artigiana è quella che Umberto Borile ha portato qui a EICMA. Guardatela, questa è la B500 Ricky, una moto che parla da sola. Il motore GM da Speedway modificato con cinghia per la primaria e catena alla secondaria, una frizione ricavata dal pieno fatta dallo stesso Umberto Borile. Questo motore è stato modificato nella compressione che è da 17 a 1, è stato portato a 10,5 a 1. Perché? Perché i motori da Speedway funzionano ad alcol etilico. Questa moto funziona con normalissima benzina senza piombo. Il risultato? Una moto dall'aria vintage, ma con un carattere molto crudo, molto diretto. Niente parastrappi. Sul posteriore, un telaio molto semplice con due ammortizzatori classici e una linea che più classica non si può. Personalizzabile nelle colorazioni, la vende a 17.500 euro. Dell'iniziativa. Di nuovo insieme, vedete le immagini della moto Borile, l'ospite qui con noi. Stavamo proprio parlando della moto che qui è nel nostro stand che ha portato Umberto Borile. Sì, stavamo commentando che oltre alla leggerezza della linea è una moto fisicamente molto leggera, no? E raccontacela un po' tu, a cominciare dal motore che è monocilindrico. Allora, il problema di fare un motore oggi costa un sacco di soldi. Abbiamo problemi con la componentistica e qua in Italia soprattutto o ti danno 1.000 pezzi o niente, è una difficoltà incredibile. Per fortuna Ducati ha creduto in questo mio progetto che gli ho portato al dottor Tentorchio, gli ho fatto vedere, e ha detto: ti vendiamo le teste e i cilindri perché la moto è bella, ti diamo una mano. Ma è tutto il resto che è una difficoltà pazzesca trovarlo,
facciamo fatica e dobbiamo cercare in Europa, un po' dappertutto. Oltre alla fatica costruttiva proprio, è fatica anche commerciale di reperire i pezzi e pagarli anche prima a volte che arrivino. Un ragazzo che ci volesse mettere a fare questo lavoro qua, oggi è impossibile. Sì, sì, questo è di sicuro, però il coraggio bisogna anche premiarlo. Secondo me questa moto, vedrai, sarà premiata dalle richieste del pubblico, perché non parlo di gente come me che ha più di 50 anni, ma anche dei giovani che vedono nel vintage, nel ritorno di questa moda, di questa semplicità, delle cose uniche, delle motociclette uniche, sicuramente un vantaggio rispetto ad altri. Io, tu lo sai, sono stato il primo a crederci nel vintage, ho sempre fatto robe rotonde vintage e adesso c'è veramente un successo questa moto qua, lo vedo nello stand, ma me lo chiedono anche i giovani, perché vanno via con la fidanzata senza aver bisogno che sia seduta su un trespolo e attaccata perché la perdono. Qua ci si diverte lo stesso, cioè, se devi andare in Europa a farti un giro è meglio prendere un bicilindrico, un quattro cilindri, non certo con questa, però città, campagna, fuori porta, secondo me è bella motoretta. Senti, quella è chiamata scrambler, vediamo le ruote tassellate, per cui può anche andare a divertirsi un po' in fuoristrada. Beh, qua tutti i vecchi possessori della Ducati Scrambler, quelli appunto che l'hanno potuta avere, qua gli batte il cuore a quelle persone là, veramente, vedendola, perché abbiamo fatto proprio un omaggio alla Ducati Scrambler. Sicuramente non l'avresti potuta fare più bella, però non è detto, no? Ti ringrazio, si poteva fare tutto, si può fare meglio, però qua sono arrivato, spero. Senti, piazza. Parliamo anche di un altro prodotto che non hai qua a Salone, ma di cui se ne è parlato tanto, come che è la tua multiuso, una moto molto facile, addirittura forse più facile di questa. La multiuso è facile perché pesa 80 kg, è tutta in alluminio, non ha serbatoio, non ha cassafiltro, è tutto dentro il telaio. È stata fatta pensando proprio ai camperisti, pensando a chi vuol fare casa, lavoro, portare il bimbo a scuola, roba così veloce. È tutto intasato, su per i gradini, passi dappertutto con quella roba là. Cioè, per descrivere un po' meglio, una moto monocilindrica, di quanto di cilindrata? È un 230 monocilindrico. Abbiamo fatto un accordo commerciale con Zhongshan che ci ha dato 330 motori all'anno. Qua in Italia, per dirti, volevano 1000 motori. Quindi, cioè, voglio dire, i tempi sono brutti per tutti, caliamo un po' le braghe e cerchiamo di accontentarci. Hai avuto la fiducia di uno dei più grossi costruttori di motori, sì, non dico in Cina, ma nel mondo, perché che sì, è un partner di Piaggio anche Zhongshan. Eh sì, hanno fatto una joint venture Piaggio, cioè essere premiati da gente così e non essere riconosciuti in Italia è il colmo, no? Cioè, io non voglio essere polemico, per carità, però... Vabbè, un po' di polemica ci sta, sì, anche, dai. Però... Perché, o se no, senza il coraggio di un imprenditore, seppure piccolo come te, e guidato, avete dietro anche un aiuto economico notevolissimo dalla famiglia Bassi, se non sbaglio. Come ripeto, ci vuole il coraggio, però ci vuole qualcuno che ci crede, insomma, no? Sì, ma dopo, soprattutto devi avere la testa dura e andare avanti. Vabbè, la testa dura ce l'hai, sì, di sicuro. Sì, sì, se no avrei cambiato lavoro. Grazie, allora Umberto Borile, l'ultima cosa, dove possiamo venirla a trovare allo stand che abbiamo visto? Siamo al padiglione 14 all'M48. Quindi vicini al, sì, nostro vicini stand di motociclismo. Grazie, grazie per essere stato con noi. Direttore, anche il nostro ospite Umberto Borile parlava dei giovani, parlavate dei giovani, consigli da dare ai giovani per chi volesse intraprendere questo mestiere. Proprio per questo motociclismo ha intrapreso un'iniziativa importante con lo IED. Di che cosa si tratta? Sì, è un'iniziativa molto importante. Lo IED è l'Istituto Europeo di Design di Torino. Abbiamo qua la tesi di laurea di uno studente, cioè una motocicletta su base MVF3, che è la tesi di laurea di un ragazzo di soli 21 anni che ha fatto un bellissimo oggetto, un bellissimo prodotto. E come dicevo prima Umberto, questo ragazzo ha solo una grande passione, oltre ad avere una grande testa, devo dire. Per cui speriamo di vedere il prossimo Tamburini che sia nato qua al motociclismo. Oltremodo, qua, con lo stimolo di questa motocicletta, noi lanciamo anche una gara, più che un concorso, è una vera e propria gara dove invitiamo i ragazzi a dare i loro giudizi, non solo sulla moto, a darlo con uno schizzo, a pensare alla moto del domani. Possono vincere un anno gratuito di iscrizione allo IED. Quindi una bella opportunità. Lei l'ha intervistato ieri, noi tra l'altro ci ha detto che oggi è il suo compleanno, gli facciamo gli auguri e come regalo l'intervista di questa grande occasione che abbiamo dato a questo ragazzo. Sentiamo.
Buongiorno, siamo allo stand di motociclismo a Padiglione 14, sono qua con Antonio Quitadamo che ha 21 anni ed è il designer che ha realizzato questa bellissima moto. È la sua tesi di laurea del corso di laurea di Transportation Design dello IED di Torino. E gli chiedo, ma perché Tricruiser? L'ho chiamata Tricruiser perché tri è diminutivo di triade. Cruiser, mentre è la moto comoda, cioè per i piccoli viaggi. Allora, triade perché ogni piccolo pezzo della moto gira tutto intorno al concetto della triade. Possiamo vederlo dallo scarico posteriore, che sono tre scarichi che si uniscono in un unico punto. Dai tre colori, che è il rosso, il grigio e il nero, e dalla stessa bandiera italiana che è composta da tre elementi. Quello che ho voluto dare, il concetto forte che ho voluto dare a questa moto è avere una moto comoda ma allo stesso tempo sportiva. Per fare questo ho cercato di nascondere i fari, ossia avere i fari incassati all'interno, però allo stesso tempo di dargli una grinta e cattiveria, cose che sono molto importanti per un marchio come MV Agusta. Il concetto che c'è dietro è anche di aggiungere delle guide luminose che sia all'anteriore che al posteriore, e non dei LED, ma anche per la tecnologia e per l'innovazione. Ho cercato di trasportare alcune cose nell'ambito automobilistico in una moto. Possiamo vedere il diffusore che per far uscire l'aria ho messo queste tre lamelle che, come dicevo prima, riprendendo il concetto della triade, che mi fanno uscire l'aria e mi danno una sensazione di aggressività al posteriore. Poi all'anteriore ho voluto le guide luminose, non sono state messe a caso, ma bensì dovevano rappresentare MV. La M, cioè queste due guide luminose mi creano la M, è la parte che va a chiudere la carena mentre mi forma la V. Quindi volevo creare qualcosa che riprendeva esattamente lo stilema MV. Abbiamo cercato di integrare la sella con il serbatoio, ossia per creare una cosa avvolgente che mi avvolge la moto. E poi abbiamo cercato di dargli un tocco nei piccoli particolari, perché MV è una moto che si distingue dai particolari. Abbiamo inserito delle parti in carbonio come questa e il nastro al posteriore, che lo scarico è formato da un nastro che gira intorno ai tre scarichi. Grande lavoro quello del nostro ragazzo. Allora, direttore, dobbiamo chiudere questa prima parte. Io direi largo e giovani il messaggio. Beh, sicuramente il messaggio è questo, sarà anche un messaggio positivo. Prima di tutto però occorre questa grande passione per le moto, anche per il disegno. Mi sembra una roba positiva. Allora, chiudiamo questa prima parte della nostra puntata in diretta dall'EICMA con motociclismo. Rimanete con noi, tantissime le novità imperdibili. A fra poco.